È iscritto a parlare il senatore Di Nicola, ne ha facoltà. Signor Presidente, onorevoli senatrici e senatori, rappresentanti del Governo, il gruppo parlamentare del Movimento 5 Stelle voterà a favore dell'approvazione del disegno di legge che prevede l'istituzione di una commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali anche straniere. E lo fa convintamente, lo dico a tutti gli onorevoli colleghi senatori, a cominciare dal senatore Faraone, dal quale sia chiaro noi non accettiamo lezioni, tanto meno in temi delicati come quelli riguardanti la politica antimafia. Un voto convinto, dicevo, rappresentando la ricostituzione di questa Commissione, come ad ogni inizio di legislatura, uno dei momenti più alti dell'attività parlamentare, una costante della nostra vita politica istituzionale, giustificata purtroppo dal persistere della minaccia che la criminalità organizzata continua a rappresentare per la nostra democrazia, l'efficienza del sistema economico, la sicurezza e persino la sovranità e le prerogative dello stesso Stato democratico. Si può infatti, cari colleghi, parlare di sovranità senza controllare davvero il territorio? Si può parlare di sovranità dello Stato senza garantire la libera e trasparente competitività delle imprese in un mercato condizionato dall'afflusso di capitali sporchi e minacce alle imprese e agli imprenditori onesti? No, che non si può. Così come non si può parlare di vera democrazia, di democrazia compiuta, in un sistema politico nel quale il voto, caro onorevole Faraone, è ancora, soprattutto in Sicilia, pesantemente condizionato dalle manipolazioni delle mafie. Per questo l'attività della Commissione parlamentare, insieme a quelle di indagine processuali portate avanti spesso a duro prezzo dalle forze di polizia e della magistratura, continua a restare un momento centrale nell'attività di contrasto dello Stato democratico verso un fenomeno che continua ad autoriprodursi e a crescere assumendo aspetti ancora più inquietanti nei mercati globalizzati. Per questo le misure previste nel disegno di legge che istituisce la Commissione sono particolarmente importanti e significative, perché a partire dall'educazione civile all'antimafia contengono misure più penetranti per contrastare il fenomeno mafioso negli aspetti più terribili in cui si manifesta in questa fase, e sono gli aspetti finanziari che voi vedete e che, a cominciare dall'azzardo per continuare ad altre attività, rendono sempre più problematica la lotta alla mafia, una lotta che a questo punto diventa una sfida e che ci deve appunto sfidare per mettere in campo la determinazione politica che serve per affrontare e cercare di debellare finalmente e più efficacemente il fenomeno. Violenza e controllo del territorio nelle zone di vocazione storica come Sicilia, Campania e Calabria continuano certo a restare una caratteristica innegabile di queste associazioni criminali, ma quello che ci troviamo davanti ha ormai le dimensioni di quelle che, in termini di invasività economica, non esito a definire, e faccio attenzione a quel che dico, come autentica mostruosità, soprattutto se proviamo a dimensionare l'entità del fenomeno.
Secondo le stime più attendibili, la mafia avrebbe un fatturato pari a 150 miliardi l'anno. Dato che, se preso per buono, come fa un giornalista valente come Gianni Dragoni, ci porta alla conclusione di essere di fronte a una ipotetica holding, Mafia S.p.A., classificabile di gran lunga come la prima società italiana per il giro d'affari. 40 miliardi di ricavi in più rispetto al primo gruppo italiano Exor, per esempio, che ha il suo interno Fiat Chrysler, Ferrari, tutte le altre cose che sapete, e persino la Juventus. Sarebbero, insomma, questi ricavi più del doppio di quelli dell'Enel, quasi il triplo dell'Eni, 8 volte Telecom, 16 volte Luxottica, 15 volte il gruppo che produce la Nutella, oppure 41 volte Mediaset, il gruppo televisivo controllato da Silvio Berlusconi. I profitti di Mafia S.p.A. insomma sono quasi 34 volte quelli della banca più ricca d'Italia, che nel 2016 è stata Intesa San Paolo, o 40 volte quelle del gruppo Enel, 50 volte le assicurazioni generali, 58 volte Telecom, 120 volte gli utili di Luxottica. Mafia S.p.A. ha più utili di tutte le banche italiane. Questa è la dimensione del fenomeno, e a questo punto noi dobbiamo continuare a chiederci dove finisce tutta questa immane massa di denaro. È una riflessione importante che dobbiamo fare, che dà una dimensione dell'impegno delle forze di polizia, ma anche dell'azione parlamentare. Da questo punto di vista, dunque, le nuove misure sono particolarmente efficaci, ma voglio ricordare che ancora più importante è l'azione di contrasto degli apparati dello Stato, soprattutto nelle zone di vocazione storica più colpite, come ad esempio la Sicilia. E da questo punto di vista, per essere credibili in questa azione di contrasto, noi dobbiamo ricordarci di alcuni episodi che sono succeduti negli ultimi decenni e che danno una misura dell'impegno che dobbiamo mettere nel ripulire, rendere trasparenti gli apparati dello Stato che fanno antimafia o che dicono di farlo. È inutile qui ricordare il sacrificio di uomini della polizia, carabinieri, magistrati, a cominciare da Giovanni Falcone e Paolo Borsellino. Ma onorevoli colleghi senatori, lo abbiamo ricordato nei giorni scorsi, che cosa diremmo oggi a Paolo Borsellino nel raccontargli che nelle indagini sulla strage che hanno provocato la sua morte, gli apparati di polizia, una parte degli apparati di polizia, hanno messo in campo un falso pentito come Scarantino per depistare le indagini. Come faremo a raccontargli tutto questo? Perciò dobbiamo impegnarci a ripulire, dobbiamo ricordare lo sforzo immane, l'eroismo degli agenti di polizia, dei magistrati che agiscono, ma come promessa oggi facciamolo, dopo le tante celebrazioni, diciamolo. Ricordando Borsellino e tutti gli altri, che se vogliamo essere credibili noi dobbiamo andare a mettere mano anche in quegli apparati di polizia rispetto ai quali le sentenze hanno cominciato a raccontare qualcosa, ma ancora poco o niente si è fatto. Oppure, per andare in un punto più delicato, degli apparati della sicurezza dello Stato, che dovrebbero, attraverso le operazioni di intelligence, fornire gli elementi per essere davvero efficaci. Come facciamo ad essere credibili quando celebriamo le vittime della mafia, se poi non andiamo a ripulire, a intervenire negli apparati di sicurezza, i servizi segreti, gli apparati deviati, che, come dicono le sentenze e le testimonianze più attendibili, nascondendosi sotto la sigla che tutti qui conoscete, Falange Armata, hanno firmato
gli attentati più sanguinosi, la strategia della tensione, la nuova strategia della tensione delle bombe del 93, porta la firma di questa falange armata che, nelle parole dell'ambasciatore Fulci, pro tempore in quegli anni capo del CESIS, cioè la massima autorità in tema di servizi segreti, disse e scrisse, raccontandolo e documentandolo all'allora Presidente del Consiglio e all'allora Presidente della Repubblica, che a suo avviso e per le indagini interne che aveva fatto, quelle bombe del 93, come alcune altre che hanno segnato la strategia della tensione mafiosa degli anni precedenti, portavano la firma di 12, una dozzina di agenti del SISMI annidati nella settima divisione. Per essere credibili, insieme a quelle misure che la nuova legge mette in campo nell'istituzione della Commissione, dobbiamo ricordarci di tutto questo, perché non è credibile poter fare come noi vogliamo fare, una lotta seria al fenomeno mafioso che non è più l'insediamento sul territorio, e lasciatemelo dire, stento a credere che oggi la cupola mafiosa, quella che amministra questi 150 miliardi l'anno, pensate, in 10 anni sono 1500 miliardi e sono quasi l'intero debito pubblico italiano, siano gestiti da mafiosi come Provenzano e Irina. E dai tempi delle indagini sulla banca privata e su Sindona, mi avvio alla conclusione, Presidente, ho dato 2 minuti in più, adesso e finisco, che non si è riusciti più a mettere in campo un'indagine vera sulla parte alta della mafia, che è quella massa del denaro, di denaro. Noi vogliamo che gli apparati di sicurezza ripuliti da chi ha messo le bombe faccia intelligence su questo fronte, ci porti sui flussi finanziari che dominano o rischiano di dominare i mercati, e anche utilizzando gli strumenti di questa commissione, che saranno di studio e di approfondimento per cercare e trovare altre misure, si riesca con uno Stato e apparati di sicurezza ripuliti finalmente a liberare l'Italia, ma dico a questo punto il mondo intero, da questo autentico cancro che sono le mafie italiane. Grazie. Prendiamo posto, colleghi, dobbiamo...